Come se lo ricorda l'omicidio di Giancarlo Siani? Io mi ricordo di quando arrivò questa notizia, e tutti noi avemmo un senso di impotenza quasi di fronte a un episodio così grave. Parliamo di un ragazzo che aveva appena 26 anni e che oggi avrebbe 61 anni, anzi l'avrebbe compiuti pochi giorni fa. È un ragazzo che ha avuto grande passione civile, perché scrivere in quei tempi, negli anni 80, tra Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, voleva dire davvero cercare di incalzare la politica, segnalando questi collegamenti tra le cosche e la politica stessa. E parliamo dell'epoca post-terremoto, quindi dell'Irpinia, quindi con la Gli ricostruzione, appalti. quindi con risorse che erano arrivate su quei territori. Quindi davvero un giornalista che oggi sarebbe sicuramente un giornalista affermato, un giornalista che avrebbe segnato anche la storia di questi anni. Quindi ricordo con grande emozione, perché vedere un giovane che si impegna per il bene del proprio territorio, che ha lasciato un segnale in Italia, perché non soltanto nella Campania. Il fatto che Torre Annunziata abbia ritenuto di concedergli la cittadinanza onoraria vuol dire che aver seminato un seme di speranza che noi pensiamo che debba essere raccolto, ripeto, non solo in Campania, ma su tutto il nostro paese. Quali sono i valori su cui si dovrebbe ragionare che ci ha lasciato? Soprattutto parlo per le nuove generazioni che non l'hanno conosciuto, che insomma magari lo scoprono soltanto adesso. Quello che dice lei è verissimo, perché parliamo di 35 anni fa, quindi le giovani generazioni di ora hanno sentito parlare di Giancarlo Siani soltanto perché, per fortuna, ci sono degli incontri ogni anno nelle scuole, quindi si cerca di tramandare con la memoria quei principi. Quello che lui ha raccontato, questa storia di omicidi, di mafia che si svolge all'ombra di Palazzo Fienga. E questo, secondo me, è un segnale importante, che noi oggi il Palazzo Fienga lo restituiremmo alla collettività, perché faremo un centro polifunzionale per le forze di polizia. Palazzo Fienga, lo ricordo io, era il luogo dove abitava Valentino Giunta e dove c'era la cosca, diciamo, di Esattamente, Giunta. dove c'era la cosca, quindi all'ombra di quel Palazzo Fienga, che è un simbolo della mafia, perché tutto lì avveniva, gli incontri segreti di Giunta con tutto il clan. E allora questo vuol dire che lo Stato, dopo tanti anni, 35 anni, ma è riuscito a fare la sua parte. Abbiamo già fatto un finanziamento di 20 milioni di euro, perché che dovrà avere soltanto la delibera del CIPE, e là diventerà la cittadella della sicurezza. Senta, Ministro, secondo lei si parla abbastanza di mafia? Allora, in questo momento, secondo me, dobbiamo parlare di mafia, di contrasto alle mafie, perché è un momento particolare dove risorse mai viste dal dopoguerra in poi arriveranno sul nostro territorio. E quindi quello che stiamo cercando di Quindi gli fare. appetiti sono molto Gli forti. appetiti sono forti, e quello che dobbiamo evitare è che le mafie intercettino questi finanziamenti, accedano ai crediti, perché noi sappiamo bene che in questo momento di difficoltà, perché è sempre così, quando ci sono difficoltà sul territorio, difficoltà di avere risorse, come nel periodo della pandemia, abbiamo avuto sentore di un welfare di prossimità, un welfare alternativo con forme di sostentamento a chi aveva più bisogno, attraverso il comprare, per esempio, generi alimentari, dare sussidi, dare comunque la possibilità di avere con immediatezza delle risorse. Che è il modo con cui le mafie
con cui le mafie, diciamo, riescono ad allargare la base di consenso. Riescono ad affiliare, certo. Quindi a crescere sotto l'ombra delle mafie, cittadini che casomai inconsapevolmente si mettono man mano nelle maglie della criminalità. Proprio per questo abbiamo fatto anche due protocolli d'intesa con SACE, con l'Agenzia delle Entrate. Dobbiamo essere molto attenti, monitorare sempre. Abbiamo istituito nell'aprile 2020 qui al Viminale un ufficio proprio per il monitoraggio di questi episodi delle infiltrazioni della criminalità organizzata. Secondo lei in questa fase le mafie, perché non parlo soltanto della Camorra ma anche di Cosa Nostra, dell'Andrangheta, ci mancherebbe, delle altre, diciamo, mafie piccole o medie o grandi, che hanno questo comportamento sommerso, dove non c'è più l'attacco diretto allo Stato o agli uomini dello Stato, no? C'è una immersione che dal loro punto di vista dovrebbe proteggerli. È una strategia difficile da contrastare rispetto a prima oppure no? Guardi, le mafie sicuramente si adattano alle situazioni quando si evolvono e quindi in questo devo dire che le mafie di una volta, che erano immediatamente visibili, hanno cambiato metodi di azione, però anche le forze di polizia si sono adeguate e quindi ovviamente con la loro formazione sono in grado di far fronte e di intercettare segnali che danno preoccupazione. In questo paese, oltre all'azione di contrasto, c'è la necessità, come in tutti i paesi democratici, di informare, cioè di capire che cosa accade sul territorio. Giancarlo Siani è l'esempio, diciamo, che ci permette di fare questa riflessione. Eppure questo è un paese dove ci sono 24 giornalisti sotto scorta. Che paese è? I giornalisti sotto scorta e soprattutto quei giornalisti che vanno ad intercettare situazioni difficili sul territorio. Io parlo soprattutto dei giornalisti d'inchiesta, come lo era a suo tempo Giancarlo Siani, che operano nelle piccole province, fanno emergere delle situazioni non chiare, comunque situazioni di illegalità. E allora il compito dello Stato è proteggerle assolutamente, tant'è che noi anche come Ministero dell'Interno abbiamo istituito fin dal 2017 un comitato proprio di monitoraggio di questi episodi intimidatori nei confronti dei giornalisti. E io già da gennaio ho scritto a tutti i prefetti chiedendo un poco le situazioni per province, in modo che poi possano essere valutate in maniera più compiuta a livello strategico dal comitato, ma grande parte alla società civile, che non deve chiudere gli occhi davanti a episodi di questo genere. E occorre che gli stessi giornalisti freelance, quelli d'inchiesta, vengano supportati anche dalla società civile, non allontanati come se uno volesse coprire quelle che sono situazioni emergenziali che stanno sul territorio. Quindi da una parte lo Stato che deve proteggere, però dall'altra parte la società civile non può chiudere gli occhi davanti a episodi di questo genere. Ho visto un po' di dati anche riferiti al periodo della pandemia, dove molte minacce che vengono fatte ai giornalisti transitano attraverso la rete. Voi riuscite, diciamo, con le forze in campo a monitorare davvero quello che circola per la rete? Innanzitutto devo dire che nell'anno 2020 noi in questi 9 mesi già abbiamo 114 episodi rispetto agli 87 per esempio di tutto l'anno 2019, ed è proprio per questo abbiamo fatto un tavolo qui al Viminale con l'Ordine dei giornalisti e con l'Associazione Nazionale della Stampa, perché è con la Polizia Postale, con l'organismo di monitoraggio, perché non soltanto abbiamo tramite web, che il primo nella casistica sta al primo posto, ma abbiamo anche le aggressioni e le aggressioni sono per esempio al secondo posto, quindi voglio dire sono comportamenti da monitorare assolutamente per arrivare poi a quelli che sono i veri responsabili. Il 9 ottobre ci sarà
un'assemblea indetta dalla Federazione della Stampa di tutti i giornalisti sotto scorta per parlare proprio di questi problemi. Lei pensa di andarci? Se avrò la disponibilità di tempo, assolutamente sì, perché credo che la libera stampa sia un aspetto, diciamo, della nostra democrazia, e quindi se far sentire il Ministero dell'Interno con tutte le sue strutture vicina ai giornalisti che devono svolgere il loro lavoro in tutta serenità e senza sentirsi costretti da minacce o altro, questa è la forma di democrazia più assolutamente evidente che noi dobbiamo portare avanti.